Allora, sì, guardi, io vorrei un migiri. No, migiri. Non si gira. Mini-nighiri. Poi vorrei uno oso, ma chi? Non ho capito. Non so. Ma chi? Eh? Chi? No. Ah, oso, ma chi? Poi vorrei un urramaki. I pip. No, no, senza i pip. Ah sì, urra! No, ah, urra, maghi, urra! E poi dei machi. Chi? Macachi? Non ho capito. Ma che cazzo mangiano questi, raga? Aiutatemi un po' le più sciocche di cazzo! Allora, io prenderei un 12, un 24, un 36, un 48, un 60, un 8, un 16, un 24, un 32, un 40. Poi prendo anche un 120, un 122, un 2004, un 3457,8, una 1040 di 99.083,5, la barca di sushi e sashimi, anzi la crociera, perché no, con il capitano a bordo magari, grazie. Ok. Eccoli i sushi e ulamaki. Grazie. Prego. Pistacchio. Aspetta, no, no, non si mangia così sushi. Ti posso No? dare un consiglio? Sì. Quello è wasabi. Wasabi, Allora, sì. wasabi. Quando mangia sushi consiglio di mettere sempre soia. Soia, chiaramente. Come fosse zucchero e caffè. Allora, questi qua è zenzero, è marinato, delicatissimo, molto ciao. Niente lo zenzero e buon appetito. Grazie. Prego. Grazie. C'è capito il cazzo, però. You can eat ai poveri, eh? Per favore, io voglio il menù. Oh ragazzi, non mi fate vedere forchette perché il giapponese si mangia con le bacchette, ok? Non famo come gli stranieri che vengono qua in Italia e si mangiano gli spaghetti con forchetta e coltello, eh? Vedi come si fa? Visto che stiamo dal giapponese, indovina un po' come si chiama il più rinomato chef giapponese? Sonasega Suisugi. Ah, scusi, poi io vorrei le nuvolette vude di polistirolo, secondo me? Raga, scusate, ma il latte di soia lo fanno con questo? A me piacciono solo i maki con la Philadelphia. Sussazia, non ho più niente. Signora, con la formula All You Can Eat dovete mangiare tutto quello che avete ordinato, se no quello che lascia piatto si paga. Mi dispiace. Cioè io quello che non mangio devo pagare e quello che ho mangiato è gratis. Ma che fate come all'antichi? Che mangiavano i cocci e buttavano i fighi? Voglio il mio avvocato. Ma però la tua contra mia. Mi fai la doggy bag, ma la porta a casa. Almeno lasci i piatti vuoti, no? Vabbè, facciamo una cosa. Vado un attimo in macchina a prendere appunto il resto dei soldi che devo pagare e arrivo, eh. Beh, comunque, i giapponesi di dolci, cioè, ci siamo proprio NCS, cioè, il dolce a tè verde e il dolce con la marmellata dei fagioli, ma che è? Cioè, due sono le cose, o in Giappone ho tutti stilici, o è meglio che fanno solo sushi e stop! Salve! Tutto buonissimo! Ah, il sake! Sì, conosciamo! Ma tu sai che è? Il sake è il vino fatto con riso. Assaggiamo. Buonissimo. Raga, comunque bisogna sposarsi in giapponese. Cioè, sushi tutti i giorni, capisci? A parte che un'amica mia, ma che ci penso? Traditrice incallita. Pensa, si è sposata in giapponese come terapia d'urto. Dice che è guarita. Dice tanto quota di sciaffa, sono tutti uguali. Senti, invece come si chiama il più temuto guardone giapponese? Tamino Desise! Scusate, ma nigiri e sashimi, ma non erano amici di Minashiro? Ma scusa, ma come niente figli? Perché non ti voglio entrare dal sushi per 9 mesi? Ma sei matta? Guarda che una cazzata! Il pesce crudo, in base alle prescrizioni della legge 853 del 2004, se è stato sottoposto al trattamento di bonifica preventiva con l'abbattimento a meno 20 gradi per 24 ore, si può mangiare, anche se sei incinta! Questo è il gatto porta Sì, fortuna? e come sta Ruth? Ah, grazie, grazie. Signore?
Questo è il gatto che mi vuole salutare. A me pare tanto il gatto e mi si fa trombare invece. No, eh. Non famo come quando vedi gli stranieri che si mangiano gli spaghetti con cose del fanculo, scusate. Ma che fate come all'antichi che si buttavano i cocci? Che cazzo sto a dire? Ma che fate tutto al contrario? Fate come all'antichi che buttavano i cocci e si mangiavano i fichi? No, veramente è giusto questo.